Buongiorno ragazzi di Kenzo Italy, oggi sono da Monster Garage perché ho scelto di fare un contenuto diverso dal solito. Oggi parliamo di 500, parliamo di Stage 3, visto che me ne sta facendo uno, ho deciso di fare un video dove vi parlavo di che cosa c'era montato, come era fatto, eccetera, eccetera, insomma un po' di informazioni. Bene, sono qui con Ema che ora gli romperò le scatole mentre lavora e vi spiegherà lui che componenti andremo a installare su questa Abarth Stage 3. Buongiorno ragazzi. Allora, su questa 500 stiamo andando a sostituire tutti i tubi dell'acqua. Li mettiamo con dei tubi più resistenti in silicone. Poi andremo appunto a effettuare uno Stage 3, ormai si chiama uno Stage. Quindi andremo a sostituire la 1446 originale con una TD04. Andremo a mettere un intercooler maggiorato Airtech, un'aspirazione bassa su nostra, diciamo, nostra garage. Su specifica? No, specifiche non ce n'è specifiche, come tutti i nostri manicotti dell'acqua, marchiati. Andremo a mettere una valvola pop-off. Scarico, montiamo già uno scarico da 63,5 maggiorato, con delle uscite singole centrali. Ricordiamo, questo è il proprietario e lo scarico è il mio primo scarico, si può dire. Poco vistoso proprio. Poco vistoso, lo andremo a inserire più all'interno, andremo a fare qualche chicca di estetica, giusto per un po' di pubblicità, visto che è un carissimo cliente ormai da tantissimi anni. E andremo a scatalizzare, quindi metteremo un downpipe scat turbo, un XRS 300 CBB Racing, come vi ho detto un intercooler Airtech e basta. Ci vediamo al banco, in teoria facciamo intorno ai 1300 cavalli. No, vediamo, sono curioso di vederla al banco, vedere quanti cavalli facciamo. Faremo una prova su strada, vediamo se il cliente... Che lui la usa prevalentemente in montagna, mai sì, detto, vero? Probabilmente la userà il 90% sui passi di montagna, quindi dovremo andare a fare una ricalibrazione un po' specifica. Specifica si dice così, però le ricalibrazioni si fanno in tanti modi. Il nostro obiettivo è avere pochissimo lag grazie a questa turbina e basta, andremo a vedere. Ci vediamo al banco per il risultato finale. Ema! Dove sei? Cosa fa? Sei tutta cremata di blu. Ema! 04. Bene, l'ho definita, abbiamo montato anche il downpipe bendato, adesso la mettiamo al banco e vediamo quanti cavalli sviluppa questa Stage 3. Ragazzi, vai Ema, prima accensione. Ho ritenuto di farla veramente bene e l'ho fatta io con l'aiuto di Ivan. Non faccio il meccanico, io lo sapete, però siccome è un mio carissimo amico, B595, oh, mi raccomando non pubblicarlo oggi che sennò nessuno sa che ha qua la macchina. Abbiamo fatto uno Stage 3, no veramente, abbiamo fatto uno Stage 3, Stage 3. Grazie all'aiuto di Kangio. Stage 3, grazie all'aiuto di Kangio Italy. Numero 3, Kangio Italy. Oggi vanno di moda di Stage. Kangio dal consenso all'avviamento, vai accendi.
Montiamo una TD04. Sì, abbiamo già detto nel video. Lavorata, sì, lo so, ma decido io. Ok, giustamente, ripetiamo. vai. Una TD04 Gen 2 XRS di CBB con una piccola modifica. Vabbè. E nulla, un downpipe. Vabbè, quello che ci siamo già detti. Dovremmo fare intorno ai 250 cavalli. Pizza col ferro. Vi ho fatto un regalo. La fiancata personalizzata a Kangio Italy. E Kangio Italy, Monster Garage. Ah no, è vero, non pensavo. E basta, accendiamo la macchina. Tieni fermo la biella tra mano, perché sennò. metti la mano sulla biella, per favore. Ok, aspetta, tengo fermo il pistone. Vai, tieni fermo il pistone. Così non si muore. Vai. Ora non parte. Il cambio è rotto. Il cambio è rotto. Prima rullata 224, ora si fanno altri lavori e vediamo quanto rullerà poi la macchina. cavalli, e questo per me è il perfetto esempio di come farei una 500 Abarth, montagna, strada, tangenziale, divertimento. La macchina è molto molto bella, a me piace anche la scelta dei cerchi, ma il vano motore è veramente molto molto bello. E basta, qua ti ho fatto un lavoretto.